Ed eccoci qui, o meglio, ed eccoci ancora qui. Dovete sapere che io e Luigi Ghidolfi non siamo soltanto il patron e il direttore sportivo dell'Avezzano Calcio, ma due vecchi amici, non gente che si incontrava al bar, ma gente che ha fatto le cosiddette scuole insieme, e quindi legame profondo, storia e anche qualcosa che comunque va oltre il calcio. Il calcio è diventata una passione comune che ci ha condotto a stare insieme dopo tanti anni che appunto eravamo usciti dai banchi di scuola. Luigi, torni, ma in realtà non te ne sei mai andato, perché poi la verità è questa. La squadra che insieme a me e al direttore generale Ventresca faremo, quale sogni di fare, di attrezzare, poi il resto. Innanzitutto sono contentissimo, Presidente, ti ringrazio per l'ennesima opportunità che mi dai e cercherò un'altra volta di essere all'altezza, perché ci tengo in modo particolare. Poi sono successe le cose, ma passiamo tutto, perché lo sappiamo tutti che cosa è successo, quindi problemi non ce ne sono. In effetti hai detto bene, io sono andato via, ma non sono mai andato via. Per quanto riguarda la squadra, stiamo facendo una squadra secondo me importante, come ha detto il mister un paio di giorni fa, abbiamo riconfermato l'ossatura importante della squadra. In più metteremo dei giocatori che sono funzionali al progetto, perché secondo me le squadre si fanno in questo modo qua. Noi abbiamo fatto una grande squadra l'altro anno e aveva bisogno di essere puntellata da qualche giocatore di categoria, sicuramente lo faremo, e poi andremo a prendere qualche fuori quota importante per cercare di far bene. E soprattutto, da come ci siamo promessi, quest'anno daremo spazio al nostro settore giovanile, quindi sì. Andremo a valorizzare quei giovani che stanno meritando, si stanno prendendo l'attenzione anche non solo dei nostri addetti ai lavori, ma anche ovviamente dell'opinione dei tecnici e di chi appunto è il cosiddetto addetto ai lavori. Sì, sicuramente porteremo 5-6 nostri ragazzi da Juniors per fare un buon lavoro fatto da Felice Fidanza, e poi abbiamo i nostri che ce l'abbiamo già, i vari Selle, Bravini. Bravini per fortuna sembra che sia stato venduto da qualche squadra professionistica, ancora non abbiamo una certezza, però speriamo che vada tutto in porto, perché il ragazzo lo merita. Porteremo Selle, porteremo Roncomune, porteremo quelli che voi conoscete già, e in più prenderemo qualcuno da qualche squadra che ci faccia fare qualche salto di qualità. Noi fuori quota ce l'abbiamo già buoni. Io mi aspetto un grande campionato da Guzzi, un grande campionato da Selle, ma soprattutto un grande campionato da Roncone, perché sappiamo la validità dei ragazzi. Ultima domanda, che poi sarà il seguito di quello che sarà la nostra estate calda in tutti i sensi: un appello ai tifosi per seguirci, per sostenerci in questo slogan della campagna abbonamenti "Io non vivo senza te". Innanzitutto vi ringrazio, perché mi sono stati molto vicini quando tutti mi hanno chiesto, tutti mi hanno fatto i complimenti, quindi significa che abbiamo lavorato bene. Insieme al mister è stato fatto un grande lavoro tecnico, e con il presidente che ci ha dato fiducia, insieme a Renato Ventresca, abbiamo fatto un buon lavoro, perché tutti mi hanno ringraziato. Quindi spero, ma io sono sicuro che quest'anno ci sarà più vicinanza, ci sarà più coinvolgimento, perché abbiamo bisogno di loro, perché ci servono i tifosi, ci serve la curva, e sicuramente io sono sicuro che con la mentalità giusta, i giocatori giusti, la voglia giusta, faremo veramente veramente bene. E nei prossimi giorni, nelle prossime ore, scoprirete quello che sarà il nuovo volto dell'Avezzano Calcio 2022-2023.